Maestro, volevo partire dicendole che da ragazzo omosessuale sono stato veramente profondamente toccato da questo film. Non le nego che era la mia compagna di cinema, ho pianto l'ultima mezz'ora e raramente mi capita. Quando si toccano temi come questi, specialmente in un momento storico come questo, trattarli in maniera così aulica e così pulita e mai macchiettistica, secondo me è lodevole, ed è la prima cosa che a me rimane da questa opera e ci tenevo a iniziare con questo. Vuoi che ti dica qual è la mia battuta preferita del film? Forse voglio vedere se indovino, mi dica però. Io non sono come loro, ma sono Sono anche anche come come loro. Credo che racchiuda loro. un È la po'. mia confessione. È la mia confessione. Voglio dire che forse per un fatto generazionale tu hai la libertà di apparire come vuoi, di Di scegliere come apparire. scegliere. Io non l'avevo. Alla tua età io non l'avevo, assolutamente. E quindi per questo quando il ragazzo dice, ma perché tutte queste monine sembrano delle caricature, tu invece no, lui ci tiene a precisare, sono come loro, non sono come loro in apparenza, ma sono anche come loro. Cioè, non rifiuto l'omosessualità, quella appariscente, il gay pride, ma va benissimo, se è una festa, se Certo. ci si veste come ci si vuole vestire. Certo. Chi non vuole si volta dall'altra parte, È la libertà di è la scegliere. libertà di scegliere. No, invece sono i bacchettoni che dicono, ah, ma perché quelle cose, quelle moine, quelle cose, perché no? Del resto Stonewall nasce da cosa? Da delle travestite che si ribellano ai soprusi della polizia, Silvia Rivera, Marsha P. Johnson, e lanciano una bottiglia di vodka e i propri tacchi a spillo Contro la contro polizia. la polizia, e da lì nascono anche dei moti che sono i corpi che scendono in piazza e si ribellano, e in quella battuta è contenuta forse l'essenza del L'essenza del film, film. perché tanti di noi hanno pensato, è vero, anche chi non è omosessuale come noi o queer o transgender può pensare siamo come siamo anche in quel modo, perché le vite possono essere anche tante cose, Tante cose. complesse, Anche chi non siamo. omosessuale non è. Per forza Certo, uno ma deve essere certo, ma omosessuale per certo, ritrovarsi in un determinato anche chi è modo. giudicato semplicemente oggi perché si veste in un certo modo, perché ha deciso di non sposarsi o perché ha una vita apparentemente non dentro la norma. Quindi secondo me è un film che davvero parla a tantissime persone. Ma era quello che volevo, perché il caso Brebanti, è chiaro, non è stato un pretesto, è stata un'occasione per riflettere su queste cose che ci stiamo dicendo. Qual è il meccanismo che spera di innescare in una generazione come la mia? Un ragazzo che va a vedere quel film deve uscire con la voglia di fare cosa? Omosessuale o meno? No? Con la voglia di alzare la testa e dire io sono. Quando si fa quella domanda scema, ma omosessuali si nasce o si diventa? La risposta mia è omosessuali si è. Qualsiasi cosa Ognuno, sia. qualsiasi cosa sia, ma si è. Bisogna rispettare l'essere umano nella sua forma la più varia, anche quelle forme che ancora devono arrivare, perché forse ne arriveranno altre, sicuro, forse Sicuramente. sì. Io voglio anche ringraziarla perché ha restituito con questo film, ha dato con questo film una dignità storica a un personaggio come quello, un intellettuale grandioso come quello. Io sono una giurista, l'ho studiato sui libri di storia, ci ho fatto anche una tesi su Aldo Braibanti e sul reato impossibile. E in effetti oggi, attraverso forme diverse, questa idea che qualcuno possa essere condizionato nella propria, diciamo, sfera, come l'identità, sessuale o di genere, un po' ritorna. Quindi è un film attuale e la voglio ringraziare anche per questo, perché in fondo è attuale ancora l'idea che
qualcuno possa essere condizionato dall'esterno nelle proprie scelte sentimentali e nelle scelte di chi amare o chi essere. Sì, che poi il paradosso è esattamente questo, perché è un concetto talmente semplice e spiegato come lo ha fatto lei in questo film ha proprio dato anche una semplicità a quello che è una cosa effettivamente semplice. Non c'è colpevole perché non c'è reato, credo che sia questo un po' il succo di... Ma io volevo che arrivasse, come direbbe Elsa Morante, all'ignorante per il quale io scrivo, all'analfabeta per il quale io scrivo. Io vorrei che arrivasse, per esempio, alla maestra d'asilo di provincia, che non può dire di amare una donna, perché se no il giorno dopo arriverebbero i genitori a togliere i bambini, perché lei viene considerata portatrice di qualcosa di, comunque, di traviante, no? Cioè la scelta sessuale, che dovrebbe essere rispettata da ognuno, diventa il traviamento dell'altro. E questa è una battaglia che sto conducendo da parecchio. Voi avete visto, fatto un documentario importante su questo tema, Felice che è diverso, scusate. Vorrei continuare, perché non mi sembra che abbiamo risolto il problema. No. Torna ciclicamente questa idea, e anche che tutto quello che attiene alla sfera di tutto ciò che non è codificato sia pericoloso. E noi, non so, io sono uscita con una sensazione di chiaramente un grande peso di ingiustizia sul cuore. Anche travestita da Stato, poi, che è una cosa grave. Certo, però anche nei confronti di quel ragazzo, ecco, che è stato... Che è la vera vittima. Ecco, è la vera vittima, la vera vittima. È la grande. Perché il film si chiude su di lui? Perché lui vittima. È la vittima. Brabanti aveva gli strumenti per poter gestire quello che gli è capitato alla galera. Questo ragazzo è stato completamente annientato. Annientato dagli altri. Cioè lui che poteva veramente essere un uomo che avrebbe creato delle cose. Un artista sicuramente. Sì, certo. No? Questo voleva è fare. Cioè il suo cervello è stato distrutto, dilaniato. No? Perché l'elettroshock... Perché era portatore di una malattia. Io quando sento la parola malattia accostata associata alla parola sessualità, divento quasi rabbioso, come quando si associa l'omosessualità alla pedofilia, che è un delitto. Cioè quello è un delitto da denuncia penale davvero. Io non credo nei tribunali, non credo invece nella convinzione attraverso la comunicazione, no? Come ci insegnano le formiche, perché le formiche sono una società non verticale, perché la non società gerarchica. Umana è al vertice il potere, e poi piano piano si scende, e purtroppo quelli che stanno sotto vorrebbero salire fino al potere. Quindi è pericoloso anche in qualche modo non considerare che in basso ci sono persone che si ribellano. Sì, sì. Io vorrei che la maestra d'asilo e il maestro elementare di provincia o di città si sentisse più forte vedendo un film così. Sì, perché noi siamo un po' soggetti a una sorta di ricatto del successo nella vita, no? Sì, o sì, ce la fai, sì, o sei un perdente. Sì. Secondo me questo film spiega esattamente che non è così, attraverso la metafora, certo, della formica. Certo. Io vorrei anche dire che ovviamente in Italia i manicomi non ci sono più, grazie a Basaglia, ma esistono ancora le terapie riparative. Come no? Hanno come cambiato no? nome, come hanno no? cambiato modalità, ma esistono ancora famiglie che indirizzano... Che curano l'omosessualità. Che indirizzano chiamiamoli anche ciarlatani, perché certo non è una medicina riconosciuta, qualcuno per curarsi dall'omosessualità. Dobbiamo anche raccontare a chi ci ascolta che l'omosessualità non si cura, così come l'amore. Perché non è una malattia. Non è esattamente una malattia. Come il caso Brabanti, non c'è colpevole perché non c'è reato, non c'è cura perché non c'è malattia. E c'è una battuta, un'altra del film, per me fondamentale: non ci sono colpevoli perché non c'è nessuna colpa.
detto in parole molto, molto chiare. E non c'è cura perché non c'è malattia. Non c'è malattia. Ma io ho usato per questo film un linguaggio, se volete, molto, molto piano, molto leggibile, sì, senza quelle esibizioni o esibizionismi un po' da regista che vuole fare il bravo, no? Vuole dire guardate come so fare i droni, i carrelli, le cose, no. Io mi sono concentrato sulle facce. Come dice nel film il caporedattore dell'unità, lo capirebbe il tuo portiere, e la risposta a questo film è sì. Deve capirlo, sì. Deve capirlo soprattutto il portiere, e deve prendere anche dei calci se non lo capisce. Va bene. È un calcio e il film. Io presto la scarpa in quel caso. Noi vogliamo veramente ringraziarla ancora tantissimo, perché è un film di cui sentivamo l'esigenza. Ma pure io. Guardate un po', anch'io. Io non sono come loro, ma sono anche come loro. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie. Allora, film incredibile, interpretazione straordinaria, ma però, la domanda, c'è un però, io già no, la domanda che mi sono fatta da sicula come te è quanto hai dovuto studiare per interpretare un personaggio come quello di Aldo Braivanti, che era piacentino, no? L'accento piacentino ce l'hai qua dal film. Certo, perché? Beh, sono contento che da adesso in poi quello è il piacentino, per te, per chi no, per chi è di fuori le mura appunto, dire, quello è il piacentino. In realtà è uno strano guazzabuglio. Un emiliano, comunque si avvicina all'emiliano. L'importante è che non è né toscano né marcello, quali sono le regioni confinanti, che non è che lì, cioè chi è al di fuori lo identifica come qualcosa che somiglia molto all'emiliano. Quello era l'obiettivo. Io da emiliano, metà emiliano, devo dire che non ho notato la sfumatura, cioè per me era piacentino. L'importante, l'importante è che non sia romagnolo, direbbero romagnoli. Sì, sì, esatto, esatto. Ma poi sentendo un po' parlare, perché studiando questa cosa qua, un po' come dappertutto, anche in Sicilia, poi tu lo sai perché certo, appunto, cioè veramente ogni paese ha il suo registro, la sua melodia, i suoi modi di dire, che si cioè ti sposti un po' che già si trasforma, quindi era inutile fare proprio il feticista di quella. No, io parto come uno molto complessato sui dialetti, cioè non lo faccio veramente mai, perché la storia è bellissima, lavorare con Gianni sarebbe stato assurdo dire no. Perché io ero in accademia, ero nello stesso corso di Fabrizio Gifuni e Picchio Favino, che sono dei mostruosi imitatori, cioè al di là della bravura come attori ovviamente è enorme, ma anche cioè, loro sono bravissimi sui dialetti, cioè loro non fanno la regione, loro il fanno dialetto il iperlocale, fanno, cioè ti dicono la scala A, parla così, la scala B così, il padre così, ma il figlio già è corrotto dalla televisione. C'è una cosa di una raffinatezza e di una precisione assoluta, per cui tutti gli altri noi eravamo complessati, cioè nessuno si azzardava a fare i dialetti perché avevamo questi grandi maestri. E quindi io evito, mi è capitato di fare dei dialetti più meridionali, perché magari c'è qualche cosa che io percepisco meglio, sì, non mi avvento, non mi butto sui settentrionali. Invece Gianni mi ha detto tu prova, studia, vedi che succede. E Andrea Gherpelli, che è un attore bravissimo, che io già conoscevo diciamo come spettatore, però l'ho contattato, così, è stato molto generoso, perché gli attori magari ci teniamo per noi le cose nostre, no, cioè non c'è questa cosa di aiutare gli altri per forza. Invece lui è stato molto molto generoso, ci siamo messi un po' insieme a studiare il testo, e si entra dentro la mentalità di un popolo, cioè non è soltanto la lingua come fosse una melodia staccata dalla vita concreta, perché che cosa è poi in fondo il dialetto o la parlata? È come dire una testimonianza della vita, cioè di quello che si mangia, del tipo di carattere generale delle persone, della storia letteraria, cioè per me per dire, cioè uno non ci pensa. Tu, mentre tu fai questo studio pensi all'Orlando Furioso, ma perché era così? No, questa opera di Ariosto che è così giocosa, così piena di umorismo, perché appunto gli emiliani hanno anche questa corda un po' pazza, un ma po' umoristica. Ma io ci ho tenuto particolarmente a farti questa domanda, perché se il film non avesse fatto, diciamo,
vedere l'anima emiliana sarebbe stato anche un vulnus, invece si capisce benissimo, cioè il fatto che fosse anche un contesto in Emilia. Esatto, in una veste anche inedita, perché uno si immagina il partigiano in Emilia, invece hanno si raccontato una Emilia, famiglia ultracattolica di stampo anche fascista un pochino. Sì, certo, cioè, però uno pensa anche, pensando anche al Novecento, no, di Bertolucci, vede che comunque è una città, cioè è una regione molto ricca anche di differenze e quindi di insomma, contraddizioni. E di contraddizioni sicuramente, sì, sì. Come ci si approccia a un personaggio come Aldo Brebanti, un intellettuale, un poeta, uno scrittore, un drammaturgo, cioè un personaggio complesso? No, complesso, però più sono giganteschi i personaggi, più si ha voglia di sapere, di esplorare. Da dove sei partito? Ma sono partito sono partito da alcune interviste in cui lui parla di sé in termini di io sono un essenzialmente uno scrittore, un poeta, cioè ho dato per buono il senso che lui aveva di sé, perché io non lo conoscevo completamente, quindi è stata una cosa, veramente una scoperta totale, da ogni centimetro delle cose che ho saputo, appunto della mappa che descrive la sua figura, l'ho conquistato giorno per giorno, la conoscenza, non il possesso, ovviamente, e quindi ho cominciato dai suoi testi, cioè ho cominciato proprio dalle sue poesie. Sono dei libri, questo fa parte anche del fatto che appunto è un autore abbastanza ignoto e sconosciuto, sono pubblicati da case editrici che sono difficili da reperire nelle librerie più importanti, ufficiali, quindi bisogna chiederli, bisogna aspettare un tempo, cioè tutto anche è stata una bellissima attesa anche, esatto, in cui arrivavano questi libri a funzionale casa, funzionale anche a creare, li andavo a ritirare nelle librerie che li avevano ordinati per me, c'era anche questo momento di piccola febbre, di trepidazione, di vedere un po' che cosa succede, e anche proprio aprire questi libri, spalancarli, far uscire queste parole sconosciute, perché non sono sicuramente delle poesie che entrano nelle antologie, mi auguro, non ancora, magari poi sì. Ed è una scrittura molto sperimentale anche, una scrittura, cioè era veramente un ricercatore, lui è uno che comincia l'avanguardia teatrale romana. Sai che è considerato italiana, anche uno dei primi ecologisti in certo, Italia. Certo, ma il titolo già, Il Signore delle Formiche, comunque allude proprio a questo, cioè lui diceva di sé di essere un dilettante nel senso di Leonardo da Vinci, diceva, cioè uno che appunto il diletto, il piacere della scoperta, dove non ci sono queste fossilizzazioni, queste categorie per cui uno è scienziato, quello è poeta, quello è drammaturgo, ma l'uomo viene a contatto col pianeta, con la realtà, e esplorandola si scopre poeta, si scopre scrittore, si scopre anche scienziato. Lui stava lì proprio a osservarle a lungo le formiche. E attraverso l'interpretazione di Brebanti ti sei scoperto qualcosa che non sapevi? Mi sono scoperto che anch'io ho cominciato ad amare le formiche. Ora la cosa, diciamo, in casa non è forse uguale. Tua moglie sarà contenta. Esatto. Formicai in casa. Sicuramente sì, ma anche mia moglie, perché lei ha un tratto ecologista, perché per metà è inglese, lei appunto ha... le piante del quartiere devono qualcosa anche a mia moglie, nel senso che le abbeverà, sì. Le piante purtroppo a certe volte dimenticate, perché appunto noi sappiamo gli animali come si chiamano, ma io per esempio non saprei dire come questi alberi qua che nome hanno, boh, uno non lo sa, mentre invece li riconosciamo, almeno il gatto e il cane più o meno lo identifichiamo. Quindi mi ricordo, stavamo dicendo una cosa in particolare. Cosa ti ha lasciato? Queste sono delle formiche, cioè nel senso che adesso, e questo forse è una cosa che andrà o contro o a favore, il fatto che nessuno verrà a mangiare a casa nostra, secondo me, perché le formiche adesso condividono la mensa, stanno lì, cioè nel senso non vengono sicuramente soppresse, in fondo neanche prima, erano gentilmente invitate a accomodarsi verso l'uscita, mentre invece adesso convivono, quando per cui uno apre un cassetto deve un po' per prendere un po' di zucchero, un po' di cose, devi scostarle, stanno là, vivono insieme. La parte sullo stomaco sociale delle formiche è una parte importante, anche importante, perché politica, certo, perché sicuramente poi osservandole, il fatto che lui abbia continuato a volerle osservare, sono diventate, come dire, lui è appunto un mirmecologo, si dice, è una parola difficile perché appunto nessuno si dedica alle formiche, non sappiamo come si chiamano, però mi piace, si dedicava agli insetti, ma in particolare alle formiche, ha scritto anche degli studi intorno a questa abbastanza così, e lui continuava a osservarle perché erano emblematiche, entrano nelle favole un po' le formiche, no? le cicale, l'animale sempre entra nella, come dire, nella nostra conoscenza sin da bambini, perché comunque ne abbiamo esperienza immediate, e a lui raccontavano soprattutto il fatto che le colonie, le fondazioni di formiche
hanno un obiettivo comune, collaborano tra di loro, c'è una grande cooperazione e questo potrebbe essere significativo. Abbiamo tanto da apprendere dalle sorelle formiche, lui le chiamava, con un tratto quasi un po' di francescanesimo. E poi sorelle formiche perché nel film sono le uniche che non lo abbandonano mai, anche in galera, in cella, lui ha il suo formicaio. Esatto, dovunque, ma anche adesso se uno vuole essere importante è che noi appunto ci rivolgiamo, abbiamo bisogno anche di guardarci negli occhi, abbiamo bisogno di non sbattere contro gli ostacoli, ma basta soffermarsi un po', avere un secondo di tempo. Io da quando ho fatto il film, ad esempio, mi accorgo delle formiche con le ali, per me erano degli strani insetti, non sapevo cos'erano, ora capisco cos'è una sciamatura, cioè, quindi è stato anche interessante da questo punto di vista. Una volta caduta l'ala depongono le uova. Una volta caduta l'ala vuol dire che è successo qualche cosa, allora diventa una formica interessante da introdurre all'interno del formicaio. Quando si dice messor structor, sono sì, termini scientifici, ma è perché una in cui la regina può entrare in un formicaio che è già attivato, altrimenti se tu metti una, in altre specie di formiche, se tu viene metti espulsa. Un'altra regina viene espulsa. Queste cose vi fa piacere saperle. No, perché il mondo è vario. E certo. Perché aiuta ad accettare, a accogliere, a conoscere la diversità. Ci sono tanti tipi di formiche, ognuno ha la sua legittimità di vita, come è dell'umano. Ti faccio un'ultima domanda. Il caso giudiziario ha un peso nel film, è importante, ma emerge davvero la figura dell'intellettuale, del poeta, del drammaturgo. E su questo hai un ruolo importante anche rispetto, magari abbiamo detto, io per esempio mi sono fatta spedire alcuni testi da Los Angeles perché non si trova quasi nulla, bisogna ordinarlo. Hai testi di Los Angeles di Brabanti? Sì, di Brabanti, perché un amico che lo studia e quindi okay, mi ha spedito i testi. Sì. Non si trova quasi ormai nulla di... Sì. C'è una raccolta completa di tutto il teatro, però da poco, da pochissimo. Io credo che questo film avrà anche l'obiettivo di riportare, di dare dignità all'intellettuale Brabanti. Lo credi anche tu? Sì, non lo credo anch'io. Poi lui, diciamo, ci ha messo un po' del suo, nel senso che essendo una persona... come dire, non niente affatto ambiziosa, dove appunto rispetto al caso giudiziario non l'ha mai cavalcato, come dire, ho avuto questo torto abominevole, adesso ecco sono qua, vi racconto la mia storia come fosse qualcosa per ottenere chissà quale celebrazione di chissà quale martire, lo dice anche nel film, né mostro ma neanche martire, non vuole appunto che il suo caso venga impugnato ideologicamente, lui diventa uno strumento di una battaglia che lo esclude poi e lo fa numero di quella battaglia. Ma anche dal punto di vista artistico, appunto le sue poesie, i suoi testi teatrali, il suo teatro poteva farlo anche in casa, lo faceva a casa sua, non aveva bisogno di andare in altri teatri perché appunto è quello che lo guida, quello che lo anima è la febbre della ricerca. Ti ringraziamo. Grazie a voi, ecco, ma soprattutto andate a vedere il film, perché dopo tutto quello che abbiamo detto, se non vi siete incuriositi, cosa vi può muovere? Esatto. Questo non lo so, ecco. Elio Germano, nel film interpreti il ruolo di Ennio, che è un po' la coscienza di Brabanti a un certo punto del processo. Beh sì, sono gli occhi più che altro del pubblico, no? Quella è una storia molto privata, è una storia d'amore, poi in questa storia d'amore ci mettono il becco prima i familiari, quindi si allarga, e poi ci mette la faccia lo Stato proprio, i giornali, tutti a parlare di questa vicenda. Quindi quando diventa una vicenda pubblica, ecco che entra in scena il mio personaggio, che è un giornalista, che cerca anzi di parlare di questa vicenda, ma invece il suo direttore non è tanto d'accordo, perché era una vicenda un po' scabrosa. Viene censurato un giorno sì, un giorno pure. Esattamente. Il tema è un po' tabù. Quanti Ennio ci sono ancora, secondo te? Beh, fortunatamente tanti, cioè persone che ancora cercano di fare il proprio mestiere con amore e con passione, certo è che hanno vita sempre meno facile, nel senso che nel nostro paese, ma non solo da noi, più fai le cose più con passione, meno ti pagano e più hai difficoltà. Invece le persone un po' più arriviste, che insomma più occupate della scalata sociale, sembra che abbiano anche tutte le leggi dalla loro parte. Ultima domanda, cosa ti aspetti da questo film? Cioè, secondo te, quando le persone usciranno dalla sala, penseranno un po' che in fondo quella cosa lì non è del tutto finita? Beh, speriamo di sì, poi insomma quello che vuole pensare uno spettatore è libero, un film è una possibilità di affacciarsi su un mondo e poi ciascuno ne trarrà le sue, come dire, conseguenze. No, dico, il tuo personaggio ha un po' la funzione di risvegliare le coscienze anche in sala, secondo me, perché uno esce
e ripensa a Ennio e dice: io però dovrei essere un Ennio tutti i giorni, dovrei battermi per quello in cui io credo, anche se tutto il mondo mi sta dando contro, anche di fronte a una sentenza poi negativa. Beh, speriamo. Sicuramente le cose si cambiano soltanto quando c'è una massa critica che decide di fare pressione sui partiti o sul potente di turno, altrimenti le cose non cambieranno mai, per cui c'è bisogno che le persone tornino a vedersi, a parlarsi e insomma a far pesare le proprie opinioni. Solo così non possiamo aspettarci che le cose vengano dall'alto, cioè, se no seguono altri scopi. Grazie, andate a vedere il film perché c'è anche uno straordinario Elio Germano. Grazie di cuore, grazie a voi.